Sostanzialmente è un buon compromesso fra la parte che vorrebbe magari più regole, più indirizzi autoritari e la parte invece che dice che tutto sommato le regole servono poco, ma ci vuole la convinzione. Ci vuole l'uno e l'altro. Soprattutto bisogna mantenere fede alla propria natura cooperativa, che è una natura democratica ma legata anche al territorio. I guai che sono usciti in questi ultimi anni sono sempre dovuti al fatto che la cooperativa si è allontanata dai propri soci e soprattutto dal proprio territorio, magari con investimenti che sono stati fatti fuori provincia. Non sempre questi investimenti, anche se danno maggior reddito per i soci, sono però coerenti col sistema cooperativo che è basato proprio sul primo grado, sul secondo grado e sulla federazione che sta al centro, non sta sopra, sta in una funzione orizzontale di servizio e di guida, ma soprattutto anche di mantenimento dell'identità.